Allora, mi interrompo perché abbiamo riuscito a ritracciare Marco Daccucci, che è di ritorno da Cremona. Vi ricordo alle 23 la telecronaca su Umbra TV e Umbra Channel. Buonasera Marco. Ciao Sergio, buonasera a voi. Ok, allora ci tranquillizzi, per le 23 parte la telecronaca, giusto? Sì, anche prima se ce la facciamo. Benissimo. No, scherzo, alle 23 in punto. Benissimo, allora Marco, stavamo provando a commentare, ma non avendo visto l'immagine, soltanto un minimo di radiocronaca. Che cosa è successo oggi allo Zini? Perché noi abbiamo titolato anche che oggi esce fuori il caso Ercolano, il cambio tardivo di Ercolano. Da dove cominciamo? Beh sì, questo è un tema ricorrente di queste ultime settimane. Cioè, c'è chi si schiera per un Ercolano titolare, qual è il sottoscritto, c'è chi giudica questo argomento, diciamo così, eccessivamente al centro delle attenzioni. Diciamo che in maniera più ponderata rispetto a quando abbiamo fatto il collegamento con Radio Onda Libera, insomma, questa sconfitta va presa come un mezzo passo falso dal punto di vista del risultato, non assolutamente da quello del gioco, e raccogliendo anche un po' l'invito di tutti i tifosi, insomma, tendiamo soprattutto a minimizzare questa sconfitta e a concentrarci su quanto di buono ha fatto vedere la squadra oggi. Poi su Ercolano forse sarebbe meglio aprire un discorso a parte, ma solo esclusivamente se guardiamo i numeri dell'attacco del Perugia, che sono numeri che fino a questo momento non sono così entusiasmanti. Se pensiamo che sono passate 8 giornate, dei 4 attaccanti del Perugia solo Del Core è riuscito a segnare oltre ad Ercolano. Insomma, ci sta che questo reparto possa salire sul banco degli imputati. Detto questo, io credo che, leggendo anche un po' le opinioni che ci sono sui vari siti questa sera, insomma, credo che sia giusta l'opinione diffusa che c'è tra i tifosi, che è quella di minimizzare questa sconfitta, di remare tutti verso un'unica parte e sottolineare quanto di buono ha fatto vedere questa squadra oggi, perché se Perugia riesce ad esprimersi sempre così, poi le partite le può anche perdere, ma io sono sicuro che se questo è l'atteggiamento, questo anche il gioco, se riuscisse a migliorare un po' davanti, credo insomma che questa squadra avrà un bel futuro almeno quest'anno. Marco, anche oggi ci ha annoverato l'ennesimo calcio di rigore non concesso, anche se forse ce n'era uno anche per la Cremonese. 45 giornate sì, guarda, senza rigore. Sergio, io francamente ero in tribuna, mi permetto di dire che sul primo fallo della Cremonese forse c'è stato un cross dalla sinistra, Curzi ha coperto la traiettoria del pallone. Qua c'è stato il giocatore della Cremonese che è andato verso il pallone, ma ha trovato a Curti e lì gli ha sbattuto addosso. Secondo me ha fatto bene l'arbitro a non concederlo. Per quanto riguarda invece l'episodio del calcio di rigore per il Perugia, non possiamo dire se c'era o meno, perché non abbiamo visto assolutamente. Abbiamo solo notato che 2 o 3 giocatori del Perugia, Stamilla, lo stesso Paponi, Del Core, hanno alzato contemporaneamente il braccio subito, immediatamente, appena fatto l'intervento del difensore chiedendo calcio di rigore. Però dirti se fosse calcio di rigore o meno non me la sentirei in questo momento. Lo rivedremo alle 23. Dico solo che rivedendo un po' la dinamica dell'azione, anche ascoltando il parere di qualche giocatore, tutti sono in silenzio stampa, però insomma qualche telefonata si fa sempre per sentire un po' l'opinione, l'umore, credo che ci siano molti dubbi sul calcio di punizione concesso alla Cremonese, da cui poi è scaturito il gol. Su quel calcio di punizione secondo me ci sono molti molti dubbi, perché molti giocatori del Perugia sostengono ancora, in maniera indiretta, che l'intervento di Perra sull'avversario fosse assolutamente normale. C'è da dire che insomma l'arbitraggio dell'arbitro salernitano oggi non ci ha pienamente convinto, ecco, per qualche decisione così che lascia un po' che lascia ancora qualche incertezza. Marco, prima di sentire l'intervista a Covarelli, l'unico deputato a parlare che hai registrato, Fabio Martelli. Sì, io volevo, ciao Marco, volevo la conferma da te sul fatto che anche oggi abbiamo visto, o meglio hai visto, avete visto voi che eravate lì, la compattezza di squadra di 7 giorni fa, perché se il Perugia ha confermato questo, io credo che fai benissimo, come tutti i tifosi, a dire che in questo momento una sconfitta contro la Cremonese ci può stare. La cosa importante è riprendere il cammino sin da domenica in casa col Pergo Crema. L'importante è che il Perugia abbia dimostrato di essere squadra solida, quadrata, e che può far sperare bene per il futuro.
Fabio, sgombriamo il campo dagli equivoci, il Perugia l'avrebbe anche potuta vincere questa partita oggi, ecco, perché nel secondo tempo ha avuto forse la migliore occasione di tutta la partita quando Gatti è riuscito a prendere pallone sulla tre quarti. Io credo che l'unico rimpianto di questa partita sia stato di non aver capito che si era messo in una certa maniera, e mi riferisco a un Menassi e un Perra che cominciavano a essere un po' stanchi, perché tu sai con questo 4-4-2 il gioco è molto dispendioso, soprattutto per i due centrocampisti e i due esterni. In quel momento la squadra si è un po' abbassata e i difensori, invece che uscire palla al piede o comunque cercare sempre la giocata semplice, hanno cominciato a tirare sul pallone. In quel momento però non hanno trovato nessuno probabilmente davanti pronto a saltare, a prendere il pallone, a girarlo o a giocarlo in maniera diversa. Insomma, si era messa la classica partita sporca, come la chiamava Sarri una volta, e Perugia lì forse avrebbe avuto bisogno di un Ercolano davanti a cercare di catturare qualche pallone lungo. La cosa non è riuscita, il Perugia si è fatto schiacciare troppo, i due centrali erano stanchi, Perra ha commesso due o tre errorini, sono scaturiti due o tre calci di punizione dal limite, niente di che, ma su uno di questi è nato il gol. Quindi io penso che se oggi vogliamo fare un titolo sul Perugia, possiamo farlo sulla poca malizia di questa squadra e ne gestire un finale di partita che insomma poteva essere assolutamente gestito in una maniera efficace per portare a casa il risultato. Insomma, altre pecche mi sembra di non poterle dire, perché io riguardando anche, per ripensando anche mentalmente alla partita, insomma, credo che Perugia, al di là di questo tema che può essere l'attacco, perché ci sta insomma parlare di un attacco che non riesce a segnare, che non riesce a sbloccarsi, credo che il Perugia oggi abbia giocato bene e forse anche meglio della Cremonese. Marco, a chiudere, se magari ci mandi lo straccio di intervista a Covarelli, così ti salutiamo e ti lasciamo un buon rientro. Sì, abbiamo intervistato Covarelli oggi pomeriggio e è stato un Covarelli naturalmente un po' rammaricato. Ecco, una cosa che ho notato subito dopo la fine del match: volti molto delusi, molto scuri, non solo tra i giocatori ma soprattutto ai dirigenti. Il presidente ha parlato, però insomma c'era silenzio, quasi sconforto per questa partita, perché veramente Marcaccio diceva in settimana, in pur parlé, sempre fuori da ogni logica di conferenza stampa, che gli sarebbe piaciuto vedere un Perugia efficace, deciso, magari anche sconfitto ma lottando. Ecco, oggi vedendo questa sconfitta qualche rimpianto in più c'è anche da parte dei dirigenti, perché insomma chi ha visto la partita sicuramente resta un po' deluso, tanto è vero che i tifosi del Perugia comunque alla fine della gara non hanno avuto niente da dire nei confronti della squadra che uscire dagli applausi. Sentiamo Covarelli. Ok, grazie proprio... Marco, e buon rientro. Sì, ok. Presidente Covarelli, una sconfitta che lascia tanto rimpianto, tanti rammarichi. Sì, ci lascia un po' di rammarico, perché quando vieni a Cremona con una squadra di questo livello, le tre occasioni comunque non puoi sprecarle tutte e tre, perché poi le paghi. Comunque insomma credo che sia stata una bella partita da tutte e due le squadre, tante occasioni, forse un rigore per parte, io credo che il nostro è abbastanza netto, non so l'altro, sta di fatto che ancora oggi dopo 46 giornate non abbiamo rigore. Comunque credo che sia una sconfitta immeritata, però insomma abbiamo fatto una buona prova, ci è mancato un pochino di cinicità alla fine, perché comunque quelle due occasioni soprattutto di Gatti e di Mantini non ti puoi permettere di sbagliarle a Cremona. Comunque pazienza e niente. Ora diventa difficile, no? Perché comunque arrivata la sconfitta in trasferta dopo quattro vittorie, Perugia dovrà essere bravo subito a mettersela alle spalle questa sconfitta. No, difficile no, perché io credo che i ragazzi abbiano fatto un'ottima partita. Se evitiamo il fatto di aver mangiato qualche gol, la squadra è stata benissimo in campo, non credo che abbia, non demeritava perlomeno il pareggio. Per cui niente, diventa sempre il campionato è difficile, perché comunque ogni partita è difficile. Dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto di buono, evitare gli errori che abbiamo fatto oggi e ricominciare la domenica col Pergo Crema. Da Perugia che mostra un buon gioco, riesce ad arrivare bene fino alla tre quarti, poi però non riesce a materializzare tutta la mole di gioco che riesce a costruire anche bene. Sì, questo è un margine di miglioramento che abbiamo, però insomma credo che comunque oggi abbiamo veramente fatto degli errori abbastanza grandi, cioè siamo arrivati proprio lì. Bene, bene, grazie al contributo di Marco Daccucci del rientro da Cremona. Qui avete sentito l'unico deputato a parlare, che è il presidente Leonardo Covarelli. C'è rammarico, ma anche consapevolezza di aver fatto una buona gara.